Ah, finalmente un nuovo gioco di Star Wars! Obi-Wan Kenobi è qua pronto! Forza! Facciamo un bel ripassino della trama intanto. Che cavolo. Sì, ma sti titoli... ma dai, 40 anni che esiste Star Wars e ancora non hanno imparato a mettere i titoli dritti? Mamma mia, oh, ma ogni volta così! Bene, ci siamo! Episodio 4, una nuova speranza. Un po' come quella che ci ha dato Raspadori con la Turchia. Ma perché non ho giocato prima? Oh, ma che carini quei droidi! Oh, che botta! Oh, ed ecco che ci sono i nostri preferiti! Hai sentito? Le risposte di R2 sono sempre chiarissime. Hanno spento il reattore principale. La principessa non avrà scampo questa volta. Oh no, pericolo! Cosa? Tutto sto casino per un caffè? Hai fatto serata, bro? Vostra Altezza, la trasmissione che abbiamo ricevuto. Che cosa ci hanno mandato? Un pezzo di plastica stampato? Speranza. Bella! Siamo sopra Tatooine. Sarà più sicuro con un vecchio amico. Sì, nel mentre il tuo capitano ha avuto una commozione cerebrale, ma vabbè. Tatooine, allora dobbiamo andare ai gusci di salvataggio, mia signora. No. Li scansioneranno in cerca di forme di vita. Dobbiamo usare un droide. Perfetto, ma dove possiamo trovarli? Oh, ma guarda un po' di droidi a caso. Oh, santo cielo. Sempre che si lamenta, Qui è il comandante che vi parla. Nel caso vi foste chiesti da dove provenivano quei suoni, stiamo attraversando una turbolenza provocata da un'invasione. Ti prego di mantenere la calma. Certo, non vi preoccupate, dopo tutto è solo l'impero galattico che cerca di farvi fuori, niente di che. Stiamo venendo abbordati. Oh mamma, qua la vedo grigia. Sì, ma che esagerazione, non si usa più bussare? Che è principessa, spara forza. Ah, bene, sembra che ci siamo riusciti. Oh no, non ditemi che sta arrivando anche Peso. Leila, papà è a casa? Ambasciatore, cominciamo le negoziazioni. Non mi sembra troppo negoziante. Luce nero. Ti dice di colore. Sembra essere bloccato. Ah, ti sta bene. Sono ancora il vostro capitano. L'impero ha portato la nave. Non vi verrà più richiesto di mantenere la calma. Onesto. Ok, distruggiamo qui e abbiamo aperto. Oh no, sono arrivati altri nemici. Forza, principessa. Dai, spara. Perfetto, ora sì che ci siamo. Arrivano sempre più assaltatori. Oh, forse no. È per questo che dobbiamo portare questi piani su Tatooine al più presto. Dov'è quel troppo? Sempre il solito insolente. Ok, sembra sicuro adesso. Oh, cavoli. Capitano, non ripetetelo più, per favore. Esatto, non ripeterlo, idiota. Intanto forza capitano, noi hackeriamo come Anonymous. Ritirata! Oh mamma! Usciamo di qui! Sì, direi che è meglio scappare, raga. Paderuccio non sembra troppo contento. Mi servono riparti. Bene, hanno fatto un bel disastro. Ragazzi, guardate che la luce costa, Mia signora, la strada è bloccata. Dobbiamo trovare il modo di proseguire. Non dirmelo, sei tu il genio in famiglia, Vabbè, comunque, mo come facciamo? Oh, guarda, lei è diventato un mostro costruttore. Alla faccia di Emmett nel film dei Lego. Un altro po' di acqua potrei spegnere quelle fiamme. Lei è la principessa dei vigili del fuoco. Ok, apriamo questa porta. Cosa potrà mai succedere? Oh mio Dio, scusate ragazzi. Principessa, resisti. Sì, è resistita. Dobbiamo scollegare l'alimentazione di questa porta. Ok, stacchiamone da qui una. E stacchiamo da qui anche quest'altra. Direi ottimo. Ricordi la password 318? Mi sono sempre chiesto come facciano a riconoscersi tra di loro. 318, io sono 764. Ecco la risposta, non si riconoscono. Kenzie, dov'è 318? Credevo fossi tu 318. Oh mamma mia, di male in peggio. Oh, e basta, facciamoli fuori, principessa. Ehi, hanno pure le granate. Questo non era previsto. Bene, li abbiamo sistemati. Ed ecco che si costruisce di nuovo. Beh, d'altronde è un gioco di Lego, potevo anche aspettarmelo. La vostra nave è stata agganciata dall'impero, Altezza. Ma cos'è, la fiera del capitano ovvio? Siamo ben coscienti, ammiraglio. Ecco. Siete in trappola. Arrivano. Allora presto, mettiamo a posto questo qui. Tiriamo giù la leva e... Oh cavolo, ne arrivano altri. Date via, brutte bestie. Che cavolo, ce ne sono più qui che alla fiera del fumetto di Luca. Ah bene, ci sono anche i potenziamenti. Questo potrebbe servire più avanti. Ok, meniamo le mani. Ora prendi questo, questo e questo. Sì, come Will Smith, bravo. La principessa Leila spacca. Regolare. Oh no, li hanno presi. Porta a camminare. O stanno solo facendo allenamento, non sto capendo. Nessuno se ne andrà da questa nave. Non così in fretta. Ecco la mia unità R2. È il momento di spedire questi piani su Tatooine. Oh, finalmente! Ve la siete presa comoda, Bene, ora mi raccomando con delicatezza che sono importante. Wow, ha schiacciato più forte di LeBron. R2, D2, dove sei? Ecco, questo si è perso come al solito. Dovrebbe alimentare, trova il mio C3PO. Ah, bene, la principessa sta guardando le istruzioni, confortante. Cavoli, li stanno portando via. Quegli stormtrooper sono veramente minacciosi. A parte l'ultimo. I piani della morte nera non sono nel computer principale. Aia, la vedo male.
Che cosa hai fatto con quel piano? Ma niente, figurati, mica li avrà mai mandati i ribelli, no? Ops, non dovevo dirlo. Missione segreta? Quali piani? Ma di che cosa parli? Dai, tanto che se te lo spiegherebbe non capiresti nulla. Forza, andate avanti, che qua non c'è tempo, crolla tutto. Oh, santo cielo, è un tale caos. Sai, di solito non sono molto amichevoli quando ti attaccano. Che forte però, ora sono R2. Aspetta un momento, dove vai? A cercare un guscio di salvataggio, mi sembra ovvio. Stupido robot. Cosa sono quelli? Oh oh. Ah, sono solo due droidi. Ti sei spaventato, amico? Cosa? No, certo che no. Non c'è niente di spaventoso in un ammasso senziente di metallo e fili. Sai che quei caschi sono un po' troppo stretti? Gli stanno rubando i piani segreti da sotto il naso. Che possono farci? Tradurre fino ad ammazzarci di noia? Ma che comico. Già, pidocchiose macchine intelligenti. Pidocchiose? Davvero scortese? Sì, sono d'accordo. Bene, adesso hackeriamo il computer e facciamoli spaventare davvero. Guarda lì. Scappate tutti in maniera disordinata. Ottimo piano di fuga. Comunque a quanto pare i droidi non sono visti come una minaccia. Bene, troveranno una bella sorpresa. Guscio di salvataggio? Ma va, tranquillo, ci porteranno alla salvezza. Tipo, guarda questo qui. No, mi sa che questa è la stessa tizia di prima. Ma non si stacca mai da quelle cuffie? Vabbè, quello no, ma questo sicuramente sì. Occupato. Cosa cavolo sto vedendo? Una jacuzzi spaziale? E poi perché tengono il casco? Questo non è il guscio che state cercando. Ma dai, lo sospettavo. Un baule, apriamo la testata. Mamma mia, povero R2, deve avere un cyber bernoccolo. Ok, C3PO, costruiamo, anche se non ho capito esattamente che cosa. Ah, ecco. Ehi, non puoi entrare lì, è vietato. Ti disattiveranno di sicuro. Grazie, sono un amico. Ok, ancora un attimo e... Sì, fatto! La porta verso la libertà! Dai, su, muoviti, date su un droide per Trapper. Sapete, è dorato. Ma che cavolo, dove sono finiti? Nella lavatrice di salvataggio? Sono un membro del Senato Imperiale in missione diplomatica ad Alderaan. Ma sì, infatti, niente di che. Voi siete una traditrice. Ecco, stasera a letto senza cena e niente telefono prima di dormire. Oh, così si fanno i genitori. Portatela via! Avrà nascosto i piani nel guscio di salvataggio. Un distaccamento vada a recuperarli. Signore? Oh, cavoli, quei droidi li vedo male male. Che cavolo era quello? Che posto desolato. Sai, sembra un deserto. Pensi ci siano degli insediamenti laggiù? Speriamo, anche perché sennò non so come faccio ad andare avanti con la missione. Quale missione? Di cosa parli? Oh mamma, ancora non hai capito? Dobbiamo combattere l'impero! Stupido robot! Bene, bene ragazzi, con questo termine il nostro primo viaggio in una galassia lontana, lontana, molto tempo fa. L'ho detto al contrario, ma fa niente. Io spero che vi sia piaciuto e mi raccomando, se volete altri video con Lego Star Wars, lasciate un bel like e condividete a bestia. Se arriviamo a 10k io porto il prossimo episodio. Adesso non posso perché questa era solo una demo. Siccome il gioco uscirà settimana prossima, poi potremo farlo tranquillamente. Ma prima di salutarci direi di andare all'angolo dei saluti. Saluto Cartuman97. Ciao Manu, video top come sempre, ti ringrazio. Prossimamente pensi se i giochi o i personaggi dei cartoni animati parlassero. Non sarebbe male, ci posso pensare. Scusate, l'identità estratta che non hai ancora. Saluto Gabriele Zappoli. Ciao Vano, sei un grande e mi saluti. In più se ti volevo dire che se potevi portare più FIFA 22. Allora, FIFA 22, sì, probabilmente potrei portarlo molto di più. L'unica cosa è che va a periodi, nel senso a volte va, a volte non va. Quindi tendenzialmente se lo porto c'è un motivo, c'è un qualcosa di particolare. Tipo, io volevo portare lo spareggio dei mondiali, ma è andata come è andata. Saluto Lucio Sant'Agata. Ciao Vano, mi saluti, sei un grande. Ciao, poterti portare Dirt 5, grazie. Allora, il problema è di... bel video, l'ho letto adesso, scusami. I giochi, che sono anche carini, ma non sono usciti di recente, quindi su YouTube tendenzialmente li guardano i pochi, quindi purtroppo non li porto per quel motivo, non perché non mi siano piaciuti. Comunque ti ringrazio, ciao. Saluto Belardi Daniele, ciao. Saluto David Oldani, sei il mio eroe, ti seguo da quando hai aperto il canale di YouTube, ti ringrazio tantissimo, porterai F1 2022, certo, lo porterò appena uscirà, appena esce io lo porto, non vi preoccupate, ciao. Saluto Kevin Guerriero, ciao. Saluto Spider-Man09, sei il migliore, ti adoro e non ho Fortnite, ma ti prego non giudicarmi se non ce l'ho, non ti preoccupare, non c'è niente. Ti prego porta Fortnite con Prowler. Ecco, c'è una skin che sembra quella di Prowler, ma non so capire se è lui, non penso sia lui perché lo chiamano in un altro modo, vedremo, vediamo se portarlo.
Ciao, saluto formica forzuta, potete portare Apex, me lo chiedete in tantissimi, devo portarlo 2 anni fa più o meno e potrei portarlo più avanti, quello sicuramente. Ciao, saluto Damiana Mirto, puoi portare un video con Brutus e Gunnar? Gunnar sicuro, sarà tra pochissimo sui vostri schermi e Brutus non so se ce l'ho, devo andare a ricontrollare, vi dico la verità, però potrei portarlo, vediamo, ciao, saluto Kevin Superbello, grande, ciao Vano, mi saluti. E perché non porti Kakarot? Allora, Kakarot ha lo stesso problema degli altri giochi, nel senso non è più nuovo. Cioè, se io avessi portato tutta la serie di Kakarot un po' di tempo fa, sarebbe andata molto meglio. Adesso farebbe un po' fatica. Infatti l'ho notato riportando Kakarot con Trunks. Non so se è per il fatto che non sono andato avanti con la storia, può essere anche quello. Però, vabbè, nel caso, se rivolete Kakarot, voi commentate, io lo leggo. Se vedo che siete tantissimi, vi accontento per adesso. Ciao, saluto Luca Ceccato. Vanno, sono grande, ti volevo consigliare un gioco, 60 Seconds. Comunque, sono grande, ti seguo da tantissimo e ti è così. Ti ringrazio tantissimo, innanzitutto. 60 Seconds, non lo conosco, però lo cercherò. Grazie, ciao. Saluto Alberto Tortora, sei molto bravo in quello che fai, che fai sempre. Anche sui giochi che non mi fanno impazzire, mi li fai piacere. Questo è bellissimo come commento, io ti ringrazio tantissimo. Ciao. E infine, per ultimo ma non per ultimo, saluto Francesco Ferrari. Ciao. Bene ragazzi, io ringrazio tutti coloro che hanno commentato, siete sempre tantissimi. E se vorreste riprovarci, commentate con hashtag StarVans. Bene, il video di oggi finisce qui. Io come sempre vi chiedo un like per supportarmi. Se volete comprate anche il mio libro, ve lo lascio qua in descrizione. Se vi resta tempo iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domenica con un altro nuovo video e ciao bella!